Caduto a terra in piscina a Borgotaro sbattendo violentemente il capo, un bimbo di 5 anni è ricoverato in osservazione al Maggiore di Parma con un trauma cranico commotivo. I comuni di Berceto e Borgotaro e l'amministrazione provinciale di Parma commemorano lunedì 20 agosto i caduti della Resistenza sul Monte San Bernardo a Bergotto di Berceto. Torna domani per la quarta volta dopo il successo degli scorsi anni, ma suddivisa in 2 settimane, l'operazione Mato Grosso, che questa volta coinvolge diversi comuni della Valtaro. La 27esima edizione del premio Poesia di Tarsogno quest'anno ha dato precedenza assoluta alla solidarietà. La serata è stata infatti dedicata al comune di Camposanto colpito dal terremoto. Grande festa con oltre 200 invitati nella frazione bedognese di Casaleto per i 100 anni di Marina De Marosi Granelli. Per lei un concorso fotografico, un film e i fuochi d'artificio. Telespettatori di RTA, buonasera e buon sabato, bentrovati al telegiornale. Ancora ricoverato in osservazione a Parma, all'ospedale Maggiore, il bimbo di 5 anni che ieri nel tardo pomeriggio è caduto in piscina a Borgotaro e si è procurato un forte trauma cranico commotivo. I sanitari giunti subito sul posto lo hanno trasportato al Santa Maria di Borgotaro, da lì la decisione di chiamare subito il 118 e di trasportarlo al Maggiore. I dettagli nel servizio. È ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma in osservazione il bambino di 5 anni che ieri pomeriggio, cadendo da uno scivolo presso la piscina del centro ricreativo Santa Barbara in via De Gasperi a Borgotaro, si è procurato un brutto trauma cranico commotivo. L'allarme è scattato intorno alle 17.30. Il piccolo di Civitanova Marche, in vacanza nel capoluogo della Valtaro con la famiglia, stava trascorrendo un pomeriggio di divertimento presso la struttura che è dotata di 2 piscine, una di 25 metri e l'altra di dimensioni inferiori, attrezzata con giochi per i più piccoli. E proprio in questa, mentre saliva la scaletta che lo portava allo scivolo, ha perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente il capo. I minuti successivi all'incidente sono stati densi di paura sia per i genitori del bambino che per i tanti presenti. L'allarme è scattato subito e sul posto si è portata un'ambulanza dell'assistenza pubblica volontaria a Borgotaro Albareto e l'automedica. Il piccolo, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato dai sanitari presso l'ospedale Santa Maria. Qui, dopo una visita accurata, gli è stato riscontrato un trauma cranico commotivo e si è deciso pertanto per accertamenti di trasferirlo con l'eli soccorso all'ospedale di Parma, dove si trova ancora ricoverato in osservazione. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Borgotaro, subito intervenuti sul posto. Voltiamo pagina. Le associazioni partigiane, la provincia di Parma, il comune di Berceto e il comune di Borgotaro ricorderanno i caduti della Resistenza con una cerimonia che si terrà sul Monte San Bernardo in località Bergotto, nel comune di Berceto, con questo programma. Alle ore 10 raduno nel prato di San Bernardo, alle 10.15 ricordo dei caduti al Cippo, seguirà il saluto del sindaco di Berceto Luigi Lucchi e di quello di Borgotaro Diego Rossi. Sarà poi la volta del saluto del presidente dell'amministrazione provinciale di Parma, Vincenzo Bernazzoli. Seguirà poi l'orazione ufficiale tenuta dal rappresentante delle associazioni partigiane, Sergio Gigliotti. In chiusura alle 11.15, benedizione del Cippo e celebrazione della Santa Messa. Domani torna a Bedogna la Sagra della Trota, un appuntamento che compie ben 58 anni, pranzo a partire dalle ore 12 e cena dalle 18 con l'ormai famosa trota accompagnata alla polenta e a tante altre specialità. La serata sarà allietata dall'Orchestra Camillo del Vo. L'appuntamento, ve lo ricordo, è in Piazza Caduti per la Patria, nella piazza del municipio, per una festa che sicuramente ormai fa parte della tradizione locale, quindi domani siete veramente attesi tutti, numerosissimi. E torna da domani, 19 agosto, domenica, l'operazione Mato Grosso. Non solo però a Borgotaro, perché come sentirete nel servizio, saranno coinvolti quest'anno, è il quarto anno consecutivo che torna appunto questa raccolta, anche altri comuni della Valtaro. Torna da domani, 19 agosto, l'operazione Mato Grosso. Dopo il successo delle prime 3 edizioni, si è deciso di riproporla con alcune novità. La raccolta verrà suddivisa in 2 settimane e vedrà il coinvolgimento non solo di Borgotaro, ma anche di altri comuni del territorio.
Nella prima settimana, che va dal 19 al 25 agosto, verranno raccolti nei comuni di Borgotaro, Solignano, Valmossola e Berceto. Mentre nella seconda settimana, che va dal 26 agosto al 2 settembre, verranno raccolti i comuni di Bedogna, Albareto, Tarsogno Tornolo, Compiano fino a Santa Maria del Taro. Ringraziamo tutte le amministrazioni comunali che si sono dimostrate molto molto disponibili e hanno accettato la nostra iniziativa. E vorremmo invitare anche tutta la popolazione a una serata che abbiamo organizzato giovedì 23 agosto presso la piazza La Quara a Borgotaro, in cui presenteremo un po' il lavoro che viene fatto in Italia con i giovani e il lavoro che viene svolto in missione, in particolare in una missione che si chiama Yamelin in Perù. Ci sarà una ragazza che vive là che spiegherà tutti i progetti che vengono svolti. Passeremo casa per casa raccogliendo ferro, ad esempio lavatrici, lamiere, stufe, attrezzi agricoli e metalli vari, ad esempio padelle, rubinetterie, cavi elettrici, rame e poi oggetti da mercatino, oggetti recuperabili, libri, oggettistica, libri appunto di narrativa, biciclette, attrezzi antichi e piccoli elettrodomestici funzionanti. È un'iniziativa molto interessante, un'iniziativa che consente, aiutando anche delle popolazioni che ne hanno bisogno, consente anche all'amministrazione comunale e alle amministrazioni di recuperare tutto quel materiale ferroso, tutto quel materiale che solitamente non va in discarica ma va purtroppo, ahimè, in zone non consone come torrenti piuttosto che scarpate, di essere recuperato e di essere rivenduto ai consorzi di competenza per poter appunto finanziare questa operazione. L'amministrazione con questa comunicazione vuole anche dire ai cittadini che in questa settimana ci saranno dei ragazzi adeguatamente segnalati che batteranno il nostro territorio per recuperare questo materiale, per cui di non essere preoccupati, perché queste persone, tra l'altro riconoscibili e che già gli anni scorsi hanno girato, lo fanno per un buon fine e uno scopo sicuramente alto. La comunità parrocchiale del quartiere di San Rocco a Borgotaro ricorda a tutti i volontari l'invito a partecipare alla celebrazione eucaristica in loro onore in occasione della celebrazione solenne del Santo Patrono nella chiesa di San Rocco, in programma domani alle 11. Durante la cerimonia un momento particolare sarà riservato all'Uniltalsi che festeggia i 40 anni di fondazione. Seguirà poi un rinfresco nel cortile degli Agostiniani. Vi ricordo che intanto domani a San Rocco prosegue il mercatino delle pulci e del ricamo tradizionale valligiano. È aperto tutti i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 fino alla fine di questo mese. Il mercatino è allestito nei locali del convento agostiniano che si trova annesso alla parrocchia di San Rocco. Vi ricordo che potete anche ammirare la bella mostra di icone di Antonietta Brugnoli. Si è spento questa notte a 91 anni Domenico Ruggeri. Era nato a Bardi, in Valceno, il 30 maggio del 1921, ma da oltre 20 anni risiedeva a Sugremaro di Compiano. Domenico lascia la moglie Lina, i figli Nella, Pietro, Anna Rita, Patrizia e Fausto, generi, nuore e nipoti. Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle ore 20:30 nella chiesa di Sant'Antonino in Borgotaro, mentre i funerali si celebreranno lunedì 20 agosto, sempre nella parrocchiale di Sant'Antonino, con orario ancora da definire. Ai familiari di Domenico Ruggeri vanno le condoglianze da parte di Radiotele Appennino Parma. Per la rassegna concertistica Musica intorno al Monte, domani domenica alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Compiano, si terrà l'esibizione di Fabio Mancini all'organo. L'evento è patrocinato dal Comune di Compiano e dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio.